Beh, ma la situazione intanto è incomprensibile, perché arrivano nelle varie commissioni consigliari sempre debiti fuori bilancio. Non si è fatto il punto realmente di tutte le delibere che ci sono giacenti. Si era fatta un'ipotesi di circa 50 milioni di euro all'inizio dell'amministrazione Stancanelli, però oggettivamente io non sarei in condizione di dire al momento quanti sono, quanti ne riusciranno. Tra l'altro devo dire che vi sono tante altre situazioni legate a tutti, diciamo, provvedimenti che sono fermi all'avvocatura comunale, cioè, diciamo, debiti che sono in attesa di giudizio. Non sapremo quando arriveranno da noi, per cui è un fondo, come dire, un pozzo senza fondo. A noi sarebbe, per noi sarebbe opportuno, diciamo, da sempre, da tempo, che l'amministrazione, fatta la ricognizione in tutte le varie direzioni, sia nelle condizioni di dire questo è il debito reale. Quindi in questo momento l'amministrazione Stancanelli non ha quantificato il totale dei debiti fuori bilancio? Diciamo, ha fatto una quantificazione che è limitata, secondo il mio punto di vista. Non ha definito con certezza quant'è l'entità reale dei debiti fuori bilancio, quindi una differenza c'è sostanziale tra questo. Dice, secondo noi sono circa 50 milioni di euro, ma potrebbe essere 60, 70, questo noi non lo sappiamo. Presidente, la possiamo fare un'operazione verità sul buco di bilancio e sui debiti fuori bilancio? Allora, per quanto mi riguarda, io ho chiesto da tempo all'amministrazione di darci un elenco di tutti i debiti fuori bilancio che ancora sono da trattare, da valutare e quindi da evadere e liquidare, perché purtroppo sono tutte somme che la maggior parte sono debiti con sentenza e quindi l'amministrazione ha l'obbligo di pagare. E se non paga? Ma se non ci paga, sono gli interessi. Certo, allora dobbiamo distinguere un gruppo di debiti fuori bilancio nei quali c'è la sentenza e quindi l'amministrazione ha già pagato, ma comunque ne devono passare al vaglio del Consiglio Comunale, prima delle commissioni competenti e poi del Consiglio Comunale. Poi c'è un'altra fascia dei debiti fuori bilancio per i quali non esiste attualmente la sentenza e che comunque il mancato pagamento o il ritardato pagamento non fa altro che creare purtroppo un danno erariale, in quanto maturano sia interessi e sanzioni. Siamo in grado di quantificare? Ecco, relativamente alla quantificazione dei debiti fuori bilancio esistenti al Comune di Catania, la proiezione è quello che potrà venire fuori, non credo che sia quantificabile, però sicuramente come non è quantificabile? Non è quantificabile perché non sappiamo di fatto non sappiamo se ci sono in corso delle azioni legali presso i vari tribunali per aver riconosciuto e pagato e liquidato un debito. Noi di fatto abbiamo verificato in commissione dei debiti diciamo non con sentenza passata in giudicato, dove ci sono delle ditte tipo la Multiservizi che deve avere 3 milioni e mezzo di euro, ci sono ditte per quanto riguarda espropri e quant'altro che sono altre milioni e mezzo. Espropri. Io credo non pagati. Quindi io credo che di fatto, senza voler dare dei numeri a casaccio, abbiamo almeno un 6-7 milioni ancora di debiti fuori bilancio che devono essere pagati. Presidente, c'è un problema dal punto di vista pratico, perché questi debiti devono essere riconosciuti dal Consiglio Comunale. Sicuramente, sia quelli già pagati sia quelli ancora da pagare. E a che punto siamo arrivati? Purtroppo il Consiglio Comunale ha riconosciuto solo due debiti da oggi. Purtroppo c'è ancora una fascia di debiti non pagati, che parliamo di questi famosi 6 milioni circa di euro, per i quali devono essere valutati e deve dare il parere il Consiglio Comunale, che ad oggi non ha fatto. Quindi è un problema serio secondo me? Ma non credo, perché se consideriamo ciò che è stato valutato in questi 4 anni con l'amministrazione Stancanelli e se consideriamo che il grosso è stato già pagato, a mio avviso, senza essere uomo di parte, è stato fatto un buon lavoro. Lei di che partito è? Io sono del gruppo Lavoro, Famiglia e Solidarietà, NPA, che fa riferimento all'Alleanza. Ah, con Lino Alleanza. Lino Alleanza. Senta, la spaccatura tra Raffaele Lombardo e Lino Alleanza, che ripercussioni ha in Consiglio Comunale? Nessuna, perché noi come gruppo appoggiamo l'amministrazione Stancanelli e quindi come Consiglio Comunale non è cambiato niente.